Prima di iniziare questo video mi sembrava giusto e opportuno dire due parole su Astori. Dire due parole su Astori perché, come molti di voi sapranno, io sono un tifoso della Fiorentina e quindi molti di voi mi hanno chiesto un parere su Astori. Quello che penso io di Davide Astori è molto semplice. Davide Astori, io so che era un uomo umile, gentile, vero. Senza tante pugnette. Come vedete, tutti gli volevano bene. Chiunque ha giocato a calcio con lui, sia in Italia che all'estero, come ha pubblicato per esempio anche Sergio Ramos, gli ha voluto bene. E davanti a questa notizia che della sua morte c'è rimasto di merda. C'è rimasto di merda perché non ti aspetti che un ragazzo di 31 anni che gioca in Serie A, che quindi ha al massimo dei controlli, al massimo della forma fisica, muore di arresto cardiaco. Non cambia il fatto che io tifo Fiorentina o che un altro tifa Juve, chiunque c'è rimasto di merda davanti a questa notizia, perché quando muoiono questi tipi di persone, queste persone vere, che entrano nel cuore della gente appunto perché sono vere, e quando quella persona muore per cause inaspettate, ci rimani di merda. Rimani incredulo. E il destino con Davide Astori è stato maledetto, schifoso. Dico destino maledetto, schifoso, sporco. Perché purtroppo bastava che ci fosse qualcuno di fianco a lui nel momento in cui avrebbe avuto questo arresto cardiaco per salvarlo. Cioè, un arresto cardiaco si salva tranquillamente se hai qualcuno capace di fianco a te. Io, giocando a basket da 20 anni, ho visto alcuni episodi di questo tipo. Anche ragazzi a me coetanei, quindi del 94, hanno avuto in campo degli arresti cardiaci e sono stati salvati appunto perché, essendo successo in campo, sono stati presi dai dottori che c'erano alle partite. Invece Astori ha avuto questo destino maledetto che gli è venuto nel sonno. Lui non ha sofferto, però nessuno ha potuto salvarlo. Se gli succedeva che due ore prima era lì con Sportiello che giocava alla PlayStation, l'avrebbe potuto magari salvare chiamando il dottore. Cioè, a me quando me l'hanno detto domenica mattina non capivo, ma se fino a ieri era in ritiro con la squadra lì tranquillo. E poi all'improvviso il cuore si è fermato. Sono cose che ti fanno pensare. Sono cose che possono succedere a chiunque. Questo non vuol dire che adesso bisogna vivere con la paranoia che appunto può succedere anche a uno di noi da un momento all'altro. Questo vi fa capire che per quanto noi possiamo fare i grandi eccetera, alla fine non siamo niente. Noi nel momento in cui nasciamo abbiamo di fianco alla nostra data di nascita una data che nessuno di noi può leggere, fortunatamente, che è la data in cui avverrà la nostra morte. Il destino in certi casi è maledetto e non ci puoi far niente. L'unica cosa che potete fare è godervi ogni istante della vostra vita. Fate quello che vi piace fare, ma godetevi la vostra vita. L'ultima cosa, ragazzi, molti di voi mi stanno facendo le condoglianze, con tutto il dispiacere che posso avere per questo fatto. Ragazzi, comunque io non sono un diretto interessato, quindi non dovete fare le condoglianze a me. Se volete fare le condoglianze, scrivete sotto i post della Fiorentina o della famiglia di Astori. Adesso torniamo a parlare di cose meno importanti di questo, ma che comunque fanno parte del video che avete aperto alla fine per vedere questo. Sapete che io ogni tanto ho bisogno di cambiare. Ho bisogno di cambiare perché altrimenti mi annoio. Se faccio sempre la stessa cosa mi annoio, non ne posso più e mi stufo. Quindi ho deciso che inizierò da oggi. Parte una nuova serie che è simile allo speciale che ho fatto per i 50.000 iscritti, ed è una serie in cui dovrò cercare di arrivare a formare la squadra che per me è la migliore che ci può essere su FIFA, che mi posso permettere. Una squadra a tutte icone purtroppo non me la posso permettere. Cioè, me la potrò permettere ma fra 6 anni, quindi a FIFA 24 penso che non vada più di moda. Ma la squadra che voglio arrivare io ad avere è da questa squadra qui partire, che è un'ottima squadra. Ultimamente sto giocando anche le weekend league, quindi la devo un attimo adeguare a quello che alla fine mi serve in weekend league. La devo trasformare in questa. Voi direte, non c'è un cavolo. È qui che c'è il trabocchetto, è qui che c'è il tranello. Io ogni settimana mi darò come obiettivo uno di questi
giocatori. Chiaramente non è un giocatore tipo, che ne so, Herrera, no? 5.000 crediti. Sono dei signor giocatori. Vi farò vedere cosa faccio per arrivare a comprarmi quella cifra di crediti. Io vi faccio vedere la base, la strategia di base. Voi dopo ve l'adeguate sulla vostra, sui vostri giocatori che vi servono, eccetera, e arriverete a fare, a guadagnare delle cifre. Però non vi posso dire, che ne so, guadagni un sacco di soldi con Bailey. Vi dico, ah ragazzi, guadagni un sacco di soldi con Bailey. Tutti voi andate a farlo su Bailey, e io dopo i soldi dove li trovo? Li vado a chiedere alla mamma di Bailey. Durante questa serie vedrete come faccio. Dopo sta a voi personalizzare la strategia e applicarla su altri giocatori. Detto questo, il giocatore che in questa settimana cercheremo di conquistare è la nostra ala sinistra, Cristiano Ronaldo base. A detta del principe, di molti altri, è il giocatore più forte del gioco. Lo è, anche se quando lo trovo in Weekend League non mi dà tanta... Ci sono giocatori molto più scarsi che mi danno molto più fastidio, tipo se trovo una squadra Martial, Mbappé e Dembélé, mi dà molto più fastidio che una squadra... Cioè, tipo, ho incontrato 3-4 squadre con Ronaldo Totti, gli ho dato tutte 4-5 gol. Ho trovato una squadra con Mbappé normale, Martial normale, Dembélé normale, mi ha fatto il culo. Era impressionante. C'erano i miei giocatori, erano intimiditi da questi tre. Però Cristiano Ronaldo se lo sai usare e lo usi bene, fa sempre comodo. Quindi è il primo obiettivo che ci punteremo questa settimana, e lunedì prossimo voi avrete il video con me che compro Cristiano Ronaldo. Come vi dicevo prima, non vi ho detto prima assolutamente niente, però è da un po' che gioco anche il FUT Champions. Gioco il FUT Champions, cosa vuol dire? Che qua vedete ora 2, ma non riesco mai a giocare tutte 40 le partite, perché ragazzi, il weekend fare 40 partite è una pugnetta incredibile. Mi fermo principalmente sempre ad oro 2, perché mi sono dimenticato di dire poi il perché. Mi fermo ad oro 2 perché oro 1 ha delle ricompense, secondo me, peggiori rispetto ad oro 2. Il top sarebbe arrivare fuori classe 3, ma per arrivare fuori classe 3 dovrei giocare altre 7 partite, non ne avrei nessuna voglia, quindi mi fermo ad oro 2. Mi sono fermato a oro 2, avevo ancora un sacco di partite da giocare, non le ho giocate perché non c'avevo voglia assolutamente, ma tipo le ultime 3 le avevo perse perché era tardi, non c'avevo nessuna voglia di giocarle, tipo appena ho subito 1-2 gol le ho lasciate tranquillamente. Quindi adesso partirà questa serie dove vi faccio vedere come fare i crediti. Partirà vi riporterò Fortnite su PlayStation e tante altre belle cose. Quanto ci divertiremo assieme.